avremo sempre la proposta dei due corsi principe, diciamo così, di Sofia Web Academy, che sono la cultura dell'unità e la leadership dialogica, che hanno circa 160-170 ore di insegnamento frontale, più altre ore di tutor nel caso in cui si sia studenti, e poi queste sedute iniziali e finali di 3 giorni per riproporre il corso di cultura dell'unità. Chiederei a Lady di dirci qualcosa adesso. E in questo percorso l'unità è il nostro oggetto di studio, è il nostro oggetto che ci accompagna e facciamo una visione, pensate più o meno a cerchi concentrici, che parte da là, di cosa è l'unità nell'universo, come si manifesta anche nelle realtà fisiche che ci coinvolgono, nell'umanità come oggetto sociale e via via, fin arrivare anche alla comprensione dell'unità che si è avuto attraverso un carisma, detto proprio a avvicinarsi, a proporla al mondo. Questa lettura che ha allora elementi scientifici, sociali, teologici è composta, diciamo, questa visione è composta da tutte queste angolature. Per appunto avvicinarsi, cosa vuol dire l'unità? Cosa è l'unità per il mondo e come si manifesta? Ma anche si fa un focus durante il percorso particolare nella comprensione dell'unità che ha avuto Chiara Luvi e la sua ricaduta, possiamo dire, come questo si è presentato al mondo attraverso il movimento dei focolari e anche la comprensione, gli sviluppi dottrinali delle scienze che si sono fatti appunto partendo da questa comprensione. E per questo è anche si approfondisce, si conosce un po' di più il movimento dei focolari, ma non so se è giusto dirlo da un punto di vista sociologico, diciamo, o dal di fuori, vedendolo come una realtà che ha una sua comprensione dell'unità e la propone al mondo. E per questo, verrà anche detto poi da Michele, l'ampia numero di docenti che ci accompagnano in tutto il percorso dalle diverse scienze, ma anche, non so, se pensiamo alla presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, per capire la sua storia e la sua attualità e le proiezioni future anche, sempre in funzione di questa comprensione. E abbiamo assieme un percorso iniziale, all'inizio e alla fine, un percorso comune con il programma di leadership in questi giorni intensivi, in cui diciamo che in un modo più interdisciplinare ci avviciniamo inizialmente a un'introduzione e poi alle complessità, alle sfide che la realtà odierna ci presenta. Cultura dell'unità e leadership dialogica, l'altro pilastro di Sofia Web Academy. E di questo ce ne parla Marta Panceva. Ascoltando, sentendo la parola leader, non dobbiamo pensare solo a chi ricopre necessariamente dei ruoli direzionali, gestionali, perché leader, questo è, diciamo, un po' il filo rouge. Il filo rosso che ripercorre tutto il percorso di leadership dialogica, si può essere appunto in contesti diversi, nelle varie realtà in cui siamo inseriti, sia a livello di organizzazioni lavorative o di altro tipo, nelle nostre comunità di riferimento, eccetera. Per farlo abbiamo pensato ad un percorso suddiviso in 5 moduli quest'anno. I primi due sono dedicati ai cosiddetti, li abbiamo chiamati fondamenti. Inizialmente parleremo in particolare di appunto cose fondamentali su cui poi poggiare anche diciamo, le lezioni più pratiche che seguiranno, come cos'è il dialogo, elementi di base del dialogo, ma anche cos'è l'autorità, come la vogliamo sperimentare, mettere in pratica, ma anche discernimento, perché un leader deve essere anche una persona integra in se stesso, ma anche avere l'attenzione nelle decisioni, varie decisioni che prende quotidianamente, avere un'attenzione particolare anche per gli altri. Infatti, per questo motivo abbiamo inserito nel percorso anche un modulo intero che è dedicato allo sviluppo personale, sia
guardando a se stessi, no, come potenziali leader dialogici, ma anche appunto questa attenzione anche all'unità, alla comunione con l'altro. E il secondo modulo si dedica ai fondamenti della leadership, tra teoria e prassi, diciamo, un percorso che si fa sia storico dell'evoluzione del concetto e delle varie teorie della leadership, ma anche delle, diciamo, applicazioni molto pratiche, e anche nuovi modelli che in quest'ultimo periodo stanno emergendo e prendono piede. Poi c'è un modulo intero dedicato alla gestione dei gruppi, che è molto pratico, diciamo, offre diverse competenze, forse quello che diceva Lucia anche, che riesce oggi nel suo nuovo percorso di formazione a mettere in pratica. Forse ha colto degli elementi già in questo modulo del percorso. E poi infine il quinto modulo un po' cerca di tirare le fila e di porre una domanda un po' più grande di quale leadership abbiamo bisogno oggi, con, diciamo, contributi anche qua da diverse discipline.